sono Michela Cerruti, pilota di auto da corsa. Ogni puntata aiuterò un concorrente a cercare l'auto giusta. Nessuno di loro però saprà la mia professione. Lo scopriranno solo alla fine, a proprio rischio e pericolo. L'acquisto di una nuova auto non è solo una questione di budget. Ci sono le esigenze, le passioni, il cuore, la razionalità. Ci sono tantissimi fattori in ballo e tantissime sono le domande che uno si pone. Noi dobbiamo trovare però una risposta giusta, ovvero l'auto per il nostro concorrente di puntata. Con l'aiuto di Alessio, il mio advisor. Ciao Alessio, come stai? Ciao Michela. Aiuterò il concorrente di puntata a capire se c'è differenza fra i suoi desideri e quello di cui realmente ha bisogno. Ma alla fine la scelta sarà sua. Il protagonista di oggi si chiama Jerry e ha 50 anni. Nella vita è un attore professionista e ha una splendida famiglia. Il budget per l'acquisto di una nuova auto va dai 40 ai 45 mila euro. Questo è tutto quello che so di lui. Per sapere tutto il resto dovrò conoscerlo, ma senza incontrarlo. La prima a raccontarmi qualcosa di Jerry sarà sua moglie, Antonietta. Seguitemi. Antonietta. Ciao Michela, ben arrivata. Grazie. Vieni pure. Grazie mille. Wow, che bella casa. Grazie. Allora, Antonietta, ci hai chiamato perché Jerry, tuo marito, sembra proprio indeciso, su quest'auto. Eh sì, dopo tante ricerche ancora non si è deciso, non riesce a decidersi sul tipo. Va bene, ma per questo ci siamo noi, quindi tu non ti devi preoccupare. Noi però andiamo avanti a parlare più tardi, che io adesso devo girare un po' per casa tua, non ti preoccupare, eh? Però devo frugare un po' in giro e capire un po' di cose. Accomodati pure. D'accordo. Tanto grazie, preparo il caffè. Ma sì, dai, grazie. A dopo. Senz'altro. A dopo. Alessio, ci sei? Eccomi, pronto per l'indagine. Che bella casa, Alessio, dovresti vederla. Una classe, tutto ordinato, piena di vita, ma tutto ha un suo posto. Ho trovato un oggetto interessante, Alessio. Dici che Jerry si arrabbia se sbircio. Ho la prima parola chiave. Empatia. Empatia? E lo capisci da un taccuino? Certo Alessio, lo capisco da un taccuino. Perché Jerry è una persona che si annota tutto, è uno che interiorizza, è un preciso. Lui deve pensare a tante persone, alla sua famiglia, quindi sì, è empatico. Vediamo la libreria. Ho trovato una foto molto interessante, sai? Bella foto, ma che rappresenta? Ma guarda, io non conosco bene Jerry, però ti posso dire che secondo me è uno della grande personalità. Quindi abbiamo la seconda parola chiave. Direi proprio di sì. E vado nel mio luogo preferito. Ah, vabbè, Alessio, questa è fin troppo facile. La terza parola chiave è creatività. Creatività da un frigo? No, vabbè, io ci rinuncio. Certo, da un frigo, ma perché tu non lo vedi, ma questo frigo è pieno di ingredienti, gusti diversi. Sono certa che a Jerry piaccia sperimentare e che trova sempre ricette originali, quindi sì, certo, è creativo. Niente, ormai è un vizio. Non capisco di cosa tu stia parlando. Antonietta, ma questo caffè? Antonietta, che bella foto, siete proprio una bella famiglia, complimenti.
Grazie, questi sono i nostri ragazzi, Gabriele e Miria. Dove sono adesso? Non sono a casa? No, sono sempre in giro per i loro appuntamenti adolescenziali, diciamo così. E beh, d'altronde a quell'età è anche giusto. Parlami invece un po' di Jerry, dai. Jerry è un uomo pieno di entusiasmo, di energia, si fa fatica a stargli dietro. Beh, ha una vita piena di impegni, come hai detto tu, perché insomma c'è il lavoro, ci siete voi, no? Barcamenarsi fra le due cose non deve essere facile. Assolutamente no, perché oltre agli impegni di famiglia ci sono quelli del mondo dello spettacolo, del cinema e di tutto ciò che gira intorno, quindi non è facile. Beh, magari anche divertente, dai. Sicuramente. come marito e come padre invece, non sembra cavarsela male, no? No, assolutamente. Come padre, diciamo, è quasi perfetto, nel senso è sempre molto presente, attento alla loro educazione. Come marito è adorabile, ma un po' puntiglioso, sempre lì, però insomma tutto sommato va benissimo. Andate d'accordo tendenzialmente? Sì, tendenzialmente sì, a parte nella scelta della macchina. Certo, beh, non è facile comunque scegliere una macchina che si adatti a diversi stili di vita. Magari, non lo so, puoi pensare a qualcosa di spazioso? Sì, una macchina piena di spazio, sicura, allo stesso tempo affidabile, che magari abbia dello stile, perché no, non guasta. Beh, certo. Queste sono tutte informazioni molto utili, Antonietta, però c'è magari, non lo so, qualche aneddoto, qualche segreto, magari senza che Jerry si arrabbi, ma se puoi dirci qualcosina? Ci penso. Allora, Kristen, tu sei l'insegnante d'inglese di Jerry. Che studente è Jerry? Disciplinato? Sì, quante volte lui studia proprio, però quando normalmente... No, he has his head in the clouds, except when he has a project, and then he studies. Ah, ok, quindi se ho capito bene, ha la testa fra le nuvole. Sì, certo. E gli serve un obiettivo preciso. Giusto. E lì è bravo. Ok. Ho capito, questo è molto interessante, Kristen. E se tu dovessi pensare a una macchina per lui, cosa hai in mente? Credo una macchina veloce, veloce come lui. E anche una macchina con personalità. Ah, grazie, Kristen, ci sei stata di grande aiuto. Prima di lasciarti andare via, però, c'è qualcosa che magari puoi raccontarci di Jerry? Qualcosa che ti ha raccontato? Certo, yes, I have a secret for you. Ah, abbiamo un segreto. No. Non ho fatto niente, già dolore. Ma no, Andrea, ma io non sono qua per i miei denti, sono qua per farti l'intervista. Ma mica avevo capito, scusami. Scendi allora, scendiamo, dai. Scendiamo, va. Togliamo anche il bavaglino. Sì, mi sa che è il caso. È meglio. Grazie, sei gentile. Allora, Andrea, io sono venuta perché tu sei il miglior amico di Jerry, oltre ad essere il suo dentista, no? Sì, Jerry è un grandissimo amico, è anche un bravissimo attore, tranne quando è seduto qua sulla poltrona, che la paura proprio non la riesce a nascondere. Beh, mi sembra uno con un carattere piuttosto forte, che dici? Deciso, sì. Quindi, se tu dovessi pensare all'auto per lui, vorresti qualcosa con lo stesso tipo di carattere? Sì, una macchina importante, con un'immagine forte, di personalità. Questa già è un'informazione molto preziosa. Però, visto che siete molto amici, no? Magari c'è un aneddoto, un vostro segreto che mi puoi raccontare? Uno solo? Quanti ne vuoi? Bene. L'indagine è conclusa. Adesso è arrivato il momento di analizzare tutti i dati acquisiti per scegliere le tre auto più adatte al concorrente di puntata. Ale, ci sei? Hai acquisito tutto? Già in elaborazione. Quando iniziamo? Io sto arrivando, subito. Eccomi, Alessio. Ciao Michela, ti aspettavo. Ecco, perdiamola subito questa abitudine, per favore. Piuttosto, come procede la selezione? Procede benissimo. I dati che mi hai inviato sono stati molto utili. Ho già trovato la prima auto. Diciamo che serviva qualcosa con tanto spazio, ma con tanto stile anche, che magari potesse ospitare fino a 7 persone. Allora direi Nissan X-Trail. Ottima scelta, Alessio. Un SUV potente dal grande fascino. Sì, e cominciamo dall'estetica. I cerchi da 19 pollici.
E poi si possono avere anche i fari a LED, ma è importante anche quello che non si vede in un'auto, come ad esempio la meccanica, che è super collaudata, i motori, ma anche la trazione integrale. Oltretutto in questo caso è anche una trazione integrale bloccabile, che significa avere una vera 4x4, e poi c'è il cambio variazione continua, sempre scattante e confortevole. Beh, avanguardia in puro stile giapponese. Io invece per la seconda auto ho scelto qualcosa di simile, perché è la Honda CR-V. Ah, rimaniamo in Giappone, eh? Come darti torto. Anche in questo caso l'estetica è molto curata. Cerchi fino a 19 pollici, dettagli estetici di design, poi ci sono il lunotto posteriore, i vetri posteriori oscurati, oltre che tra l'altro poter personalizzare l'auto con alcuni kit estetici. Ok, quindi anche sull'estetica mi sembra che siamo messi bene, no? Perfetto, allora per la terza auto però io come al solito ho lasciato un tassellino mancante. E allora direi di scoprirlo subito. Il suo sogno è stato sempre quello di acquistare un sacco di ettari per poi coltivare i suoi ulivi, produrre il suo olio genuino dell'Abruzzo. He learned later that day that corpo actually translated to body, whereas corp translated to cadavere. Una volta è venuto a studio, mi ha detto che aveva avuto una parte per fare un vampiro in un film e mi ha chiesto se gli facevo le extension ai canini. Diciamo che ho riso 20 minuti e poi mi sono rifiutato perché non ce la potevo proprio fare. Beh, Alessio, Jerry mi sembra uno dai principi molto solidi, ma che non ha paura di fare nuove esperienze. Assolutamente, e ti dirò di più, mi sembra anche una persona a cui piace avere tanta possibilità di scelta. È per questo che ho deciso di andare su un'auto diversa dalle altre due, ossia su una Station Wagon, anzi la Station Wagon più lunga sul mercato, l'Opel Insignia. Brillante, Alessio. Tra l'altro in questo caso abbiamo motori soltanto diesel, con potenze tra 110 fino a oltre 200 cavalli per la versione con doppia turbina. Il cambio manuale, in quel caso si può avere anche la trazione integrale oppure il cambio automatico per il massimo del comfort. Bene Alessio, direi che anche questa volta abbiamo le tre auto, fantastico. Ognuna ha le caratteristiche che si sposano perfettamente con la personalità, le esigenze e i desideri di Jerry. You have a beautiful body. Alessio. Ah, era la frase di Jerry, stavo facendo pratica. Smettila, eh. Ad ogni persona intervistata verrà associata una delle tre auto. Honda CR-V, è piena di spazio, è molto splendida, mi piace molto. Sì, la Opel Insignia è adatta al 100%, è ottima scelta, it's a good choice. Nissan X-Trail Sport penso sia proprio la macchina perfetta per Jerry. Successivamente il concorrente di puntata farà la sua scelta e la persona a cui è stata associata proprio quell'auto avrà la possibilità di fargli un regalo del valore del 10% del budget complessivo, sotto forma ad esempio di un incentivo sull'acquisto oppure di un optional legato alla vettura. Prestazioni, estetica, comfort, consumi e accessori. Ogni componente ha il suo peso nella scelta di un'auto nuova. Ma la parte fondamentale è il cuore di chi la guida. Jerry! Ciao. Finalmente ci conosciamo. Già. Allora, tua moglie Antonietta mi ha detto che sei super indeciso sull'auto da acquistare. Deve essere molto bella, è complicato. Eh sì, la scelta è ampia, poi tu hai una famiglia grande con due figli, tua moglie, soddisfare tutte le esigenze è difficile. È una scelta importante. No, certo. Ma tu mi aiuti, no? Io certo, sono qua apposta per questo, guarda. Allora. Vedrai che stai tranquillo che l'auto per te la troviamo. E infatti, prima di iniziare con i nostri test, che noi chiamiamo prove sensoriali, poi capirai perché. Devo preoccupare? No, non ti preoccupare. Volevo sapere se sei d'accordo con le tre parole chiave che abbiamo scelto per te, frugando un po' a casa tua, parlando con le persone che ti conoscono bene. E queste tre parole sono empatia, personalità e creatività. Sei d'accordo? Tre parole a caso, proprio. Assolutamente no, arrivano da una lunga indagine che io ho fatto, no? Quindi ho frugato un po' a casa tua e poi ho ascoltato anche delle persone che ti conoscono bene. La prima cosa che mi è saltata all'occhio è questo.
Cosa ci fai? È importante per te? Per problemi di memoria sì, perché non mi ricordo le cose che devo fare, ma ogni tanto lo uso anche per il lavoro, quando ho degli appunti da prendere, mi possono aiutare. Beh, sì. Poi hai tante persone di cui prenderti cura, hai tua moglie, la tua famiglia, due figli, per cui insomma fai in modo di esserci per tutti, di ricordarti bene tutto, no? E questo mi aiuta. Ah certo, vedi. Poi andiamo avanti, la personalità. Ho visto questa foto, tra tutte le foto di famiglia, una foto invece che riguarda un po' più te in particolare, no? Sì, perché io faccio l'attore perché mi ero innamorato del film di Salvatore Tournai, in cui Abbat Antonio faceva un ruolo meraviglioso, e quando sono riuscito a farlo qualche anno fa a teatro, il personaggio di Rapacking per me è stato il coronamento di qualcosa di importante. E beh, è una bella soddisfazione, per fare un ruolo del genere ci vuole un bel po' di personalità, no? Sì. E quindi anche qui, dai. Non siamo andati lontani. Poi arriva la mia parte preferita. La creatività io l'ho tirata fuori da questo, il tuo frigo. Beirut, dopo i bombardamenti. È vero, grande caos, però la creatività sta proprio nel tirar fuori da questo caos la ricetta perfetta. Assolutamente sì, poi avendo un'infermiera in casa, la lavanda gastrica, comunque riusciamo a farla per salvare tutti. Perfetto, allora visti questi tre indizi, adesso è il momento di ascoltare le persone con cui ho chiacchierato, che mi hanno detto un po' di cose di te. Jerry è un uomo pieno di entusiasmo, di energia. He learned Lady Corp translated to cadavere. È un bravissimo attore, tranne quando è seduto qua sulla poltrona. Quindi Jerry, commenti a caldo? Un gran mal di denti per Andrea. C'è un commento che ti ha colpito più degli altri? Ma vedere mia moglie intervistata mi fa molto effetto, perché è riservata, timida, quindi questa è stata una grande prova. Prova d'amore questa, eh? Immenso, direi. E poi Kristen, io non mi ricordavo neanche di averglielo raccontato, sinceramente, quindi sono momenti di... Però devi averlo fatto, eh? Sicuramente, cioè, è una cosa troppo particolare, credo non lo sappia neanche mia moglie, quindi... Ecco, non glielo diciamo. No. Va bene, Jerry, adesso abbiamo visto gli indizi, abbiamo sentito parlare di te le persone, e è arrivato il momento di continuare a chiacchierare, però continueremo a farlo a occhi chiusi. Va bene. Vieni con me. Avere una famiglia, un lavoro artistico e diverse passioni non è da tutti. Bisogna avere pazienza e saper gestire le energie. Antonietta, Andrea e Kristen hanno descritto una persona solare e piena di entusiasmo. Ma in ogni sceneggiatura che si rispetti, arriva il momento in cui il protagonista deve confrontarsi con se stesso. E Jerry sembra pronto per ascoltare ciò che le tre auto hanno da raccontargli su di lui. Il protagonista di oggi si chiama Jerry e ha 50 anni. Nella vita è un attore professionista e ha una splendida famiglia. Ale, ci sei? Hai acquisito tutto? Già in elaborazione. Bene, Alessio, direi che anche questa volta abbiamo le tre auto. Honda CRV, è piena di spazio e molto splendida, mi piace molto. Sì, la Opel Insignia è adatta al 100%, è ottima scelta, it's a good choice. Nissan X-Trail Sport penso sia proprio la macchina perfetta per Jerry. È arrivato il momento di continuare a chiacchierare, però continueremo a farlo a occhi chiusi. Va bene. Vieni con me. Adesso avranno inizio le prove sensoriali. Andiamo, seguimi. Jerry, siamo passati dall'esterno all'interno, quindi stiamo conoscendo queste macchine sempre di più. Come hai fatto prima, cerca di sentire dettagli, tocca tutto quello che hai intorno. Che cosa ti dice questa macchina? C'è tanta pelle, che a me piace molto, devo dire, non mi dà la sensazione fredda che di solito da qualcuno. Mi sembra anche come seduta imponente, un po' forte, tecnologica, sento una televisione. Ti ricorda qualcosa in particolare?
qualche anno fa, più o meno. Quando sì. Eri giovane? Quando sono ancora giovane, no? No. Sei giovanissimo, Jerry. No. Però magari l'energia di quando hai 20 anni. È diversa, è diversa. Molto bella, molto bella. Jerry, sì. Siamo dentro la seconda macchina. Devi riuscire a captare quali sono le caratteristiche di questa macchina. E soprattutto dimmi se ti dà delle sensazioni particolari, se ti ricorda qualcosa. È molto spaziosa, devo dire. Il solito buon profumino del nuovo che non guasta. Mi fa pensare alla comodità, alla famiglia. Questo. Beh, quindi per il tuo stile di vita potrebbe essere molto adatta, perché mi sembra che fra Antonietta e i tuoi figli ti serve tanto spazio, no? Assolutamente. Posso guidarla? No, questo dopo, mi dispiace. Siamo arrivati all'ultima auto, Jerry, quindi l'ultima occasione per te per esplorare un ambiente nuovo, sconosciuto. Ormai hai imparato a usare gli altri sensi, visto che non puoi vedere. E che cosa ci dice questa qui? Mi dà molto l'idea di spazio, accogliente, di relax, di un po' come quando sono in campagna a Scerni, a casa mia, davanti agli ulivi. Io voglio essere tranquillo, guardare il panorama, mi dà una bella sensazione questa macchina. Beh, rilassante quindi, no? Molto. Potrebbe essere l'auto con cui vai a riposarti con la famiglia in campagna. L'auto da meditazione. Dopo il vino da meditazione c'è l'auto da meditazione. Beh, certo, potrebbe essere. Però adesso, invece che stare a meditare, dobbiamo tornare alla realtà. Perché è arrivato il momento più divertente. Dobbiamo accendere il motore. Bene. Scusa Jerry, non ti avevo detto che ero un pilota? No, questo non me l'hai detto. Ah, scusa, ma sai che mi dimentico sempre, eh? Incredibile. Allora Jerry, come ti senti su questa macchina? Ho una bella sensazione di leggerezza. Poi dal motore sento anche la potenza. Ci credo, monta una piattaforma di ultima generazione, che tra l'altro in gergo significa leggera e resistente, ideale per la tenuta di strada. Molto interessante. Goditi le sensazioni del cambio automatico, è un cambio a variazione continua, permette di avere le massime prestazioni e i consumi molto bassi, ideale tra l'altro per il massimo del comfort. Beh, in effetti io l'ho percepito immediatamente. Anche dal lato del passeggero. Va bene. Allora Jerry, come ti senti su quest'auto? Sento una grande fluidità nella guida e anche un comfort di altissimo livello. Beh, in effetti è esattamente quello che dovresti sentire su questo genere di auto. Beh, un'auto da viaggio non poteva essere diverso. Tra l'altro, se viaggi tanto, ti consiglio di mettere mano alla lista optional. In quel caso puoi scegliere il cruise control adattivo, che permette di modulare la velocità in base a quello che fa chi ti precede, e poi è abbinato al mantenitore della corsia, ideale per aumentare il comfort e la sicurezza. Ecco, questa è un'informazione utilissima. Yes, I'm gonna be a star. C'è anche un accessorio che cambia del tutto il comportamento dell'auto. Si chiamano Flex Ride, sono le sospensioni a controllo elettronico. Tramite la pressione di un tasto puoi rendere l'auto più sportiva oppure più comoda. Però. Allora Jerry, ultima macchina. Concentrati bene e dimmi come ti senti. Ho una bella sensazione di imponenza, mista però a una grande stabilità. Michela, ti ricordi quando parlavo di meccanica, di trazione integrale? Sì, Alessio, quindi? Beh, al di là di sistemi di assistenza alla guida, è una trazione integrale che permette di avere sempre la massima presa. E in quanto a trazione integrale, Nissan ha una tradizione lunghissima. Certo, e questa è un'altra informazione preziosissima. Sei soddisfatto, Jerry? Assolutamente sì. Perfetto, allora non ti rilassare troppo però adesso, perché finalmente è arrivato il momento un po' più difficile per te, quello della tua scelta.
Jerry, finalmente siamo arrivati alla fine. Abbiamo fatto indagini, trovato indizi, parole chiave, ho fatto tante interviste, tu hai fatto tante prove che hai superato alla grande e ora finalmente è arrivato il tuo momento, ma sarai da solo. È il momento della tua scelta. Hai scelto, Jerry? Sì, ho scelto. La nostra missione è conclusa. Il concorrente di puntata ha fatto la sua scelta. Sarà quella giusta? La scelta è stata molto difficile perché potenzialmente ogni auto poteva essere quella giusta. Però alla fine ho scelto la Honda CR-V per l'ottimo rapporto fra sicurezza, design e tecnologia. Jerry, the car would have been perfect for you, the Opel Insignia. It's really a shame. And what did you do? Secondo me, Nissan X-Trail Sport sarebbe stata la macchina perfetta per Jerry. Ma contento lui. Comunque ne riparleremo alla prossima estrazione. Sono felicissima per la scelta, è una macchina perfetta per lui, per la famiglia, è spaziosa e come regalo scelgo un incentivo sull'acquisto. Scelta, desiderio, bisogno. Ogni persona è diversa, ma la regola è sempre una. Per conoscere l'auto che si vuole guidare, bisogna prima di tutto conoscere se stessi.